In tanti per l'ultimo saluto alla piccola Alessia Prendi, 11 anni, figlia di una coppia albanese da anni nella Marsica, che stava giocando con quell'improvvisata altalena nell'oratorio parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, quando la struttura ha ceduto di schianto e l'ha colpita in pieno sulla testa, provocandone la morte. Tanta la commozione tra i numerosi presenti, parenti, amici e conoscenti. Prenditi cura dei tuoi amici che tanto ti vogliono bene. Sarai sempre nei nostri cuori, ti hanno scritto. A te, che sei sempre stata buona e disponibile, ti chiedo inoltre di vigilare sui bambini che soffrono in qualunque angolo della terra. Non c'è bisogno che ti raccomandi mamma, papà e tua sorella, perché sono certo che appena tu sei arrivata in paradiso, avrai preso per mano Gesù e gli hai chiesto di consolarli. Loro ti vogliono un mondo di bene, come tu ben sai. Con chi parlo di tutto? Con chi finirò la serie? Con chi mangerò? Con chi farò altri pigiama party? Con chi farò pazzie? Con chi mi guarderò allo specchio? Con chi mi truccherò? Con chi uscirò? Con chi farò le foto? Insomma, con chi vivrò? Tu da 9 anni sei la mia vita e lo sarai per sempre. Della nostra piccola Alessia, con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. In questo momento non ci sono parole. È un momento in cui col silenzio riusciremo a dare un po' di sostegno ai loro familiari. È un momento drammatico che tutta la comunità deve stringersi addosso ai loro familiari, ai loro genitori e alla sua sorella. È solo il momento del silenzio. Per altre ragioni, per altre cose, ci sarà tempo e sedi opportuni. Non ci sono parole in queste circostanze, non si sa come esprimere questo dolore, quindi non possiamo che affrontarlo nel silenzio, nella riflessione e nell'abbraccio con i cari che oggi sono straziati da questo dolore. Come ha detto nell'omelia il Vescovo, le parole sono difficili e per certi versi anche superflue. Noi abbiamo vissuto solo pochi mesi fa una tragedia molto simile. È incredibile pensare che bimbi e bimbe di questa età possono essere strappate ai sogni della vita che li attende. Non possiamo far altro, attraverso la vicinanza delle istituzioni, cercare di consolare per quanto possibile il dolore della famiglia.